Eccoci qua di nuovo in diretta da Radio Vera, seconda parte, come vi avevo accennato e annunciato. Abbiamo un ospite a noi sempre molto gradito, abbiamo in linea telefonica Leonardo Facco, che intanto saluto. Buonasera Leonardo. Buonasera, buonasera a voi e come sempre grazie per l'invito. No, e tu sei sempre disponibile ogni volta che ti chiamiamo, forse ti chiamiamo di rado, ma sai, c'è sempre quello scrupolo di c'è sempre tanto da fare di disturbarti, però in realtà rispondi sempre con molto piacere, questo ci riempie di gioia. Senti Leonardo, intanto lo presentiamo. Leonardo Facco, appunto, è scrittore, giornalista, fondatore del Movimento Libertario, e poi magari diremo anche una parola proprio all'inizio dei 15 anni di questo Movimento Libertario, che saranno ricordati anche fra qualche giorno a Bologna, e nonché ha scritto per diversi giornali, Il Foglio, Il Libro, Indipendente, La Padania, Il Domenicale, e poi tanti libri che abbiamo avuto modo di commentare con lui, e nel nostro archivio abbiamo appunto le sue interviste, che ogni tanto sarebbe da rimandare, appunto, Elogio all'evasione fiscale, elogio ai contanti, no? E poi abbiamo l'ultima intervista che abbiamo fatto a maggio, sulla quale poi subito ci agganciamo, che è quello Stato di paura, che proprio fa riferimento al periodo del lockdown che avevamo appena da poco superato, un libro scritto non soltanto da te ma da altri 30 collaboratori. E un libro, Leonardo, che voi avevate messo in vendita anche tramite Amazon, sia come versione digitale, penso che come versione cartacea. E che tu mi accennavi, proprio quando ieri ci siamo sentiti per concordare questa intervista, che su Amazon ti hanno bloccato la vendita digitale. Come è possibile? Sì, devo dire che sono anche abbastanza paradossalmente meravigliato, nel senso che io mi aspettavo che intervenisse prima Amazon, in quanto sappiamo bene che purtroppo questi colossi del mondo digitale si sono parecchio allineati alla narrativa, diciamo, dei governi relativamente al Covid. Il libro su Amazon è uscito l'8 di luglio, è uscito in collaborazione fra l'editore Tramedoro, cioè Guglielmo Piombini, e l'editore GoWare, una collaborazione che io creai anni fa come Leonardo Facco editore, e praticamente serve per fare la digitalizzazione del libro, cioè permettere la vendita del Kindle, del libro digitale in versione Kindle e del libro print on demand, vale a dire un servizio molto buono, straordinario, efficiente, in cui tu compri il libro cartaceo, puoi ordinarne una copia, lo stampano e quindi ti arriva stampato in copia. Una settimana fa esattamente è arrivata invece da parte della signorina Loana, del praticamente responsabile dei contenuti di ciò che viene venduto su Amazon, e ci ha detto mi spiace, ma coronavirus è stato di paura, non rispetta praticamente le nostre linee guida relativamente al Covid. E quindi è arrivata immediatamente. Significa questo? Non lo so, ma cioè, mi lasci. Vabbè, non è che è tanto sorpreso, tu sei sorpreso che te l'hanno lasciato così, no, tanto per lungo infatti tempo. Il libro andava fortissimo, tra l'altro, questa è la cosa importante. Io, va bene, sono contento comunque. E il Kindle è sparito subito. Per quello che riguarda il print on demand, l'editore mi ha scritto dicendo: adesso aspettati anche che anche il print on demand possa essere, diciamo, una volta per tutte tagliato fuori. Ovviamente il libro c'è su altre piattaforme, non so, in Kobo lo puoi trovare magari su altre piattaforme digitali che vanno da Mondadori a Feltrinelli, eccetera. Ma è emblematico il fatto, appunto, che, ed ecco che torniamo alla questione maggio. A maggio sembrava che fosse finito il lockdown, ma in realtà non è mai finito il terrorismo, questo è il problema vero. A maggio comunque un gran danno per quello che riguarda la psicologia delle persone era già stato fatto, perché passare metà febbraio, tutto marzo, tutto aprile e buona parte di maggio, fino al 13 quando hanno aperto per la prima volta, insomma, le piccole uscite, sotto la pressione di un'informazione che a dir poco inaccettabile, quindi uso un eufemismo, è stata terroristica sotto ogni aspetto, beh, insomma, i danni erano già stati fatti. E
però non hanno mai smesso, questa è la cosa grave, perché infatti hanno introdotto il cosiddetto concetto di nuova normalità, facendoti capire insomma che più nulla sarebbe tornato come prima, e già questo a me sembrava inaccettabile, indecente, illogico tra l'altro. Però c'era ancora la paura, non c'era ancora una certezza sulle questioni scientifiche vere e proprie. Fortunatamente oggi, per chi non si informa soltanto con i media mainstream o tra virgolette i cosiddetti media responsabili, che sono semplicemente irresponsabili e ridicoli, le notizie si hanno fonti autorevolissimi che ovviamente hanno detto che ora è tempo di finirla, persino medici, no? Adesso io non sto a fare nomi, ma ti potete immaginare tutti che comunque a marzo e ad aprile se ne stavano abbastanza tranquilli, a differenza di altri che già avevano additato tutti gli errori fatti e che noi abbiamo riportato nel nostro libro. Medici che hanno detto: ma signori, basta, perché questo virus ormai non ammazza più nessuno, insomma può soltanto creare dei problemi a persone, esattamente come qualsiasi altra situazione influenzale, a persone ultra ottuagenarie oppure gravemente malate con più patologie, che purtroppo accelerano la causa di una morte dovuta a altre malattie, il tumore, il diabete, piuttosto che le cardiopatie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cosa è successo infatti in questo periodo? Perché mi preme sottolineare questa analisi. Il terrorismo non è mai finito, perché prima lo hanno fatto su tutte le persone in generale, poi a maggio hanno cominciato a massacrare i giovani. Cioè, avete presente l'estate dei giovani com'è stata? Cioè, i giovani praticamente erano gli untori moderni, no? Quelli che andavano in giro a disseminare virus dappertutto, cose di questo genere. E poi, secondo me, il limite che era invalicabile è stato superato anche quello, che è la scuola. Io fortunatamente dico sempre a mia moglie, il nostro figlio ormai ha 19 anni, quindi non deve andare alla scuola dell'obbligo, alle elementari o alle medie, perché sicuramente io mio figlio in queste condizioni non lo avrei mandato a scuola, sia perché non ci sono le condizioni medico-sanitarie per creare dei piccoli lager come stanno creando, anzi come hanno creato, ma sia per una questione ovviamente logica e di libertà. Cioè, già di per sé, tu lo sai bene, io l'ho sempre detto, le istituzioni scolastiche sono delle sottospecie di madrasse che servono a indottrinare le persone. Ora, se oltre all'indottrinamento ci metti anche questa pseudodisciplina da suddito relegato a schiavo, beh, questo proprio mi pare inaccettabile. Superato quel limite, siamo arrivati ad oggi, dove il terrorismo continua, dove appunto proprio oggi è uscito il DPCM nuovo, e quindi siamo nuovamente alla rava e alla fava del... tra l'altro ridicola, no? Perché sapete bene, cioè, il virus esiste fino a una certa ora, dopo una certa ora non esiste, il virus esiste se stai in piedi ma non esiste se stai seduto, il virus esiste se fai calcio amatoriale ma non esiste se invece fai il calcio professionistico, cioè tutte corbellerie. Guarda, oggi cerco di contenermi oggi con la mia virulenza verbale. Lasci di andare tranquillamente. Tutte queste corbellerie insomma vengono continuamente inanellate. Proprio poco fa ho pubblicato sul Miglio Verde, che è la rivista che io appunto condivido, con Luca Marchi, un bel servizio da Tallinn, capitale dell'Estonia, anche perché sai, i cosiddetti editori mainstream ti raccontano che l'Europa insomma è tutto panico dappertutto eccetera, ma ho mandato un video da Tallinn, questo amico che abita a Tallinn. A Tallinn fa un freddo cane, tra l'altro, dove si vive normalmente per le strade, non esiste obbligatorietà della mascherina. Chi vuol mettere la mascherina la mette per proprio interesse, cioè volontariamente. A me, se uno vuol mettere la mascherina, va benissimo, ma che mi si obblighi la mascherina all'aperto, come si sta facendo oggi in Italia, beh, mi pare una follia totale. E allora, di fronte a queste cose, ciò che io cerco di fare è continuare ad informare, e molta di quell'informazione, comunque, il libro è uscito ufficialmente, la prima versione cartacea in edizione speciale era uscita il metà giugno, e ad oggi, passati 4 mesi, devo dire che più passa il tempo e più quel libro insomma ha raccontato veramente tante di quelle verità che oggi cominciano ad emergere, benché si tendenzialmente l'informazione cosiddetta diciamo regolare,
formale, molto allineata. Continui a nasconderlo. Senti, sì, adesso ritorneremo a parlare di quel libro attualizzandolo con quello che ci è successo nel frattempo. Tu giustamente hai detto che abbiamo vissuto l'estate in cui veramente gli untori erano i giovani, perché erano più propensi o comunque più portati all'assembramento, a stare meglio, a stare in comunità, a vivere magari un po' più allegramente le ore in cui erano fuori casa. Ma la questione è che... Ma certo che sì. Perché ti ricordi quando il Napoli vinse la Coppa Italia, 100.000 si abbracciavano e questi pronosticavano decine di migliaia di morti? Non è successo niente, ricordiamolo. Scusa se ti ho interrotto. No, per carità. Leonardo, io però vorrei fare un passetto indietro, perché non vorrei far passare così come una cosa, un'opinione che abbiamo abbozzato, dato all'inizio della nostra trasmissione, perché è vero che questi colossi agiscono in questa maniera, ma ho tanto l'impressione, questo mi fa venire un po' i brividi, di come in realtà quello che è la censura di Amazon oggi è praticata da tutti i media che sono funzionari a un certo obiettivo, una certa tesi, o che abbraccia una certa tesi, perché naturalmente ci sono anche degli input che arrivano direttamente agli organi di maggiore diffusione, no? Dai giornali alle televisioni. Mi dà l'impressione che stiamo, l'impressione ormai è evidente, che siamo ritornati all'indice dei libri, perché mentre in televisione ogni sera l'ospite di turno viene intervistato su delle banalità, perché le domande sono già scritte e comunicate prima ancora di entrare in trasmissione, e l'ospite è naturalmente un ospite che non rompe le scatole, che è disposto a dare un'opinione, appunto, che è quella che si vuol far sentire all'opinione pubblica, e quindi alimentare anche questa forma di terrore. Basta vedere i virologi che vengono generalmente, o gli infettivologi che vengono abitualmente intervistati, no? E sono tutti dell'idea: stiamo attenti, mettete mascherine, l'assembramento fa male, siamo stati troppo allegri e troppo baldanzosi in quest'estate, e così via. Ma l'indice, la censura, è una cosa talmente preoccupante che ieri sera abbiamo avuto anche un'altra manifestazione, quando davanti Palazzo Chigi i giornalisti sono stati allontanati e non avevano la possibilità di occupare quel perimetro fuori della porta appunto della Presidenza del Consiglio, perché naturalmente per una questione di distanziamento sociale dovevano chiedere il permesso alla questura ad essere lontani dal palazzo centinaia di metri, per cui a questi giornalisti veniva impedito in realtà di magari avvicinare uomini politici, ministri, che di volta in volta magari entravano o uscivano da quella riunione di Palazzo Chigi. In poche parole, non si poteva fare più informazione. Ma tutto questo io veramente lo trovo talmente preoccupante, che voglia dire, no, che abbiamo un Parlamento e quindi dobbiamo definirci una democrazia e non siamo assolutamente uno Stato totalitario, ma non è un Parlamento che fa uno Stato democratico, se poi questo Parlamento non funziona o funziona secondo canoni ben precisi e prestabiliti. Allora, come fai sempre tu, metti un sacco di carne al fuoco e mi metti in difficoltà, perché poi sono tante le cose e avendo una certa età comincio a dimenticarmi. Partiamo dalla democrazia. Uno degli aforismi che io ho utilizzato all'inizio di ogni capitolo del libro, questo è proprio il primo, è riferito ad Aldous Leonard Huxley, che era l'autore di Brave New World. Lui era un comunista, tra l'altro, il quale, sintetizzando, te la sintetizzo perché poi la citazione originale è un pochino diversa, diceva: la dittatura perfetta avrà le sembianze della democrazia. Ecco. Bella, vero. E perché? E oggi noi viviamo, ora tu sai bene che i libertari a cui io appartengo, no? Queste persone che sono estremiste della libertà, la critica alla democrazia la fanno da moltissimi anni. Io, uno dei primi libri che pubblicai nella mia collana, nelle mie collane ancora negli anni 90, si intitolava proprio Abbasso la democrazia, di Hans Hermann Hoppe. Questo perché? Perché si intuiva
di come nella democrazia ci fossero purtroppo i germi della dittatura. Oggi viviamo una dittatura camuffata da sanitaria, perché ovviamente il virus è quella cosa, quell'agente patogeno invisibile, nascosto, che tutti quanti temono anche se non lo vedono e, sai, si muore. Quindi la paura della morte, che tra l'altro porta a conseguenze ridicole, porta addirittura le persone a non vivere più, e siamo davvero alla follia. Ma la questione informazione, la questione social che hai citato all'inizio è fondamentale, perché tutti questi grandi giganti del web si sono comportati in questo modo. Ma io il primo articolo che scrissi proprio contro queste cose, additando ad esempio Facebook su questo concetto di indicizzare i libri o comunque indicizzare il pensiero non allineato, lo scrissi 4 anni e mezzo fa, perché la prima dittatura nasce con l'idea del politicamente corretto, cioè con l'idea che non si possono più dire le cose come stanno, che insomma bisogna prendere il buon senso e buttarlo nella spazzatura. Tutti questi metodi hanno poco alla volta diciamo creato questa situazione in cui parlare di libertà di informazione oggi è veramente assurdo, ma davvero assurdo. Prendiamo un virologo, hai citato i virologi, questo famoso Galli, no? Sì. Ex 68ino, movimento studentesco, mi piace sottolineare queste cose, il quale è dirigente appunto dell'ospedale Sacco di Milano, no? Starlet della televisione appunto terroristica, nel giro di 24 ore ebbe a dire quanto segue: vogliamo ricordare alla gente che oggi come oggi il 94% delle, il 95% delle persone cosiddette positive sono asintomatiche, perché infatti sulla positività ci hanno creato un romanzo, cioè hanno fatto passare una persona positiva, cioè una persona che magari ha preso il virus e i suoi anticorpi l'hanno combattuto senza problemi, come se fosse un untore, e ha aggiunto: del 5% rimanente ci sono 4% di pauci sintomatici, cioè persone con sintomi lievi che guariscono velocemente. Il giorno dopo, di fronte ad un collega, non posso nominare, che è Nicola Porro, sì, sì, l'ho seguito. Disse esattamente il contrario. Ora, se ci fosse del giornalismo serio in questo paese, un personaggio del genere non verrebbe più invitato in trasmissione, oppure verrebbe sputtanato, cosa che invece non si è fatta. Ecco, torniamo quindi alla questione situazione grave dal punto di vista dell'informazione. Altro che, amico mio, qua con la questione del virus, cioè che è stato lo strumento perfetto, e attenzione, noterai anche il linguaggio, no? Noi, quelli come il sottoscritto, sono stati additati e chiamati negazionisti. Cioè, il termine negazionista è un termine classico, dispregiativo, utilizzato dalla sinistra nei confronti di coloro, folli ovviamente, perché sono dei folli, che hanno negato l'esistenza dei lager, dello sterminio, della Shoah, una follia totale. Bene, hanno usato quel termine per additare noi, cioè coloro che non negano affatto l'esistenza del virus, ma a differenza di persone che si sono fatte lavare il cervello l'hanno mantenuto acceso e hanno voluto approfondire, perché qualcosa non quadrava in questa narrazione folle, e questo qualcosa che non quadrava oggi è effettivamente ciò che ci ha portato a questa paradittatura. C'è un libro bellissimo che io consiglio a tutti di leggere, che si intitola proprio Teoria della dittatura, è di un sociologo francese, Michel Onfray, un personaggio particolare, il quale ha fatto un libro nel 2019, quindi prima che arrivasse il Covid, in cui è un trattato sul come stesse arrivando la dittatura, diciamo come si stesse concretizzando la dittatura, interpretando i due libri più importanti di George Orwell, ovvero 1984 e La fattoria degli animali, che lui non definisce dei semplici romanzi ma dei veri e propri trattati di filosofia politica. Ebbene, io ho letto quel libro non più di 20 giorni fa e ti assicuro che è impressionante rendersi conto di una cosa, di come questi due testi, pizzicando in gran parte dall'uno, 1984, e in altra parte dall'altro, La fattoria degli animali, sono diventati il manuale di istruzione della classe politica. E concludo con il Parlamento. Io non vorrei che qualcuno si confondesse pensando che soltanto questa disgraziata maggioranza fatta dai Rossi Rossi, che sono appunto il Movimento 5 Stelle, ricordiamolo, finanziato dal chavismo,
tanto per non dimenticarlo, perché qualcuno si è dimenticato di questa notizia, e il Partito Democratico, ex partito comunista finanziato dall'Unione Sovietica, in realtà non sono gli unici colpevoli. Grandissimi colpevoli sono quelli dell'opposizione, perché io vorrei ricordare una cosa: noi abbiamo presentato diverse denunce in tutta Italia, sia noi, cioè come Movimento Libertario, gruppo aderente al Movimento Libertario, eccetera, ma insieme a moltissimi altri hanno presentato delle denunce in Italia contro questo governo, eccetera. E molti di noi hanno presentato anche dei ricorsi, come un ricorso al Presidente della Repubblica, che tra l'altro noi portiamo in appendice al nostro libro, il quale ricorso punta il dito sul fatto che questa Costituzione, 8-9 articoli, anzi 13 articoli di questa Costituzione, sono stati presi e trasformati in totale carta straccia. Ebbene, io mi chiedo, ma per quale strano motivo nessuno dell'opposizione, che in quanto parlamentare ha la possibilità di adire direttamente la Corte Costituzionale, se ne ha mosso? Io infatti l'ultimo esempio ce l'ho proprio dalla Regione Marche. La prima cosa che fa questo nuovo governatore, che è stato eletto alle elezioni di poco tempo fa, quindi di centrodestra, quindi sì, in alternativa a questa roba qua, la prima cosa che fa è imporre le mascherine su tutta la regione obbligatorie. Ora, voi capite che il problema non è soltanto di una maggioranza, il problema è politico e di potere. Il problema è che qui si vuole annientare definitivamente le libertà individuali, e calcola che in tutto questo non abbiamo ancora affrontato la questione economica. È vero che poi non è una questione secondaria, ma vedi Leonardo, la questione è che si ignorano persino gli appelli che giungono da insigni e autorevoli studiosi, perché abbiamo appreso ad esempio che epidemiologi dell'università di Oxford, di Harvard, di Stanford sostengono appunto che questo del lockdown è una cosa devastante per la salute pubblica, perché il problema, appunto come tu dicevi, non è soltanto socio-economico ma anche sanitario, cioè imporre queste restrizioni, e poi che sono illogiche, assurde, deliranti sotto certi aspetti, producono un peggioramento di tante altre malattie. Tu prima citavi l'aspetto cardiovascolare, cardiocircolatorio, no? Di persone che già quindi hanno di questi problemi, ma ad esempio il fatto che venga meno anche lo screening per il tumore e quindi il cancro, oppure anche tutto quello che produce un deterioramento della salute mentale. Tutto questo passa in secondo ordine, non se ne curano i medici, che invece sono molto attenti a dire che abbiamo trascorso un'estate troppo allegra, come per citare il Galli di turno che tu prima avevi giustamente citato. Ma perché allora non si ascoltano queste voci? Anche la OSM, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto che il lockdown dice non fate lockdown, perché il lockdown non produce nessun tipo di benessere per una società, e si può convivere con questo virus con una sanità attrezzata, e come l'abbiamo in qualche maniera attrezzata. È pur vero che forse c'è anche un atteggiamento un po' colpevole sul non aver fatto tutto quello che si poteva fare per affrontare quest'autunno e quest'inverno con il virus ancora attivo. Guarda, allora, sono due aspetti appunto di tutta questa domanda che vanno approfonditi: l'aspetto medico-sanitario appunto e l'aspetto numerico. Per quello che riguarda l'aspetto medico-sanitario, gli errori sono stati tantissimi. I primissimi errori, soprattutto in paesi come la Spagna, come l'Italia, come in parte la Francia, come in alcune zone degli Stati Uniti, ma lì è chiaro che la questione è prettamente politica. Non dimentichiamoci che in questa dittatura che si sta configurando c'è di mezzo anche l'attacco al grande sistema americano, cioè soprattutto a Trump, cioè al liberalismo, a questa idea di libertà che da là proviene, è un attacco feroce. Ebbene, in questo periodo, cioè nel primo periodo, sono stati commessi degli errori sia dal punto di vista della diagnosi che dal punto di vista delle terapie. Ora, non si è mai approfondito seriamente il discorso che appunto
il 31 gennaio, viene dichiarato il primo stato di emergenza e il 1 febbraio arriva la circolare del Ministero della Salute, il quale sconsiglia vivamente di fare le autopsie. Sconsigliare vivamente non vuol dire vietare, come qualche beota cerca di ricordare, ma è come se Totò Riina sconsigliasse vivamente a uno dei suoi picciotti o alle persone che sono affiliate al suo giro di andare a bere il caffè in un bar. Cioè, nessuno dei picciotti andrebbe a bere il caffè nel bar, perché sa che se gliel'ha sconsigliato vivamente Totò Riina, probabilmente rischia qualcosa se va là. E la stessa cosa è successo con i Ricci, perciò si sono trovati in mancanza di diagnosi seria di questo virus influenzale. Adesso, tra l'altro, questa è una delle cose che bisogna dire con forza: questo è un virus influenzale, che non si poteva parlare di influenza a marzo e ad aprile. Ebbene, questo virus influenzale, se diagnosticato seriamente come doveva essere fatto, ci si rendeva conto che non portava alla polmonite classica interstiziale, ma portava appunto ai famosi trombi, e quindi che era necessario usare un altro tipo di protocollo, come diversi medici che mi hanno fatto da consulente per il mio libro. Ne cito uno su tutti, il dottor Smuschi, che non soltanto è medico da oltre 30 anni di base in Veneto, ma è anche sindaco di Santa Lucia di Piave. Io ti consiglio di intervistarlo prima o poi, questo medico. Hanno semplicemente adottato dei protocolli farmaceutici molto semplici e poco costosi, i quali a questi medici, e io ne ho 5 che ho, diciamo, tenuto sotto controllo, questi medici hanno evitato che le persone non soltanto morissero, ma evitassero addirittura di andare per essere uccise nelle terapie intensive con le intubazioni. Soltanto un medico di Bergamo, perché Bergamo, voi sapete, io abito nell'epicentro mondiale del coronavirus, tanto per dire, no? Un medico di Bergamo, andato da un patologo, ha deciso di sua sponte, quindi fregandosene di quella circolare, di cominciare ad aprire questi corpi e capire quale fosse il motivo della morte. Okay? E da lì è iniziato il rallentamento. Quindi questa è la prima cosa: senza ombra di dubbio ci sono stati enormi errori dal punto di vista medico-sanitario, e ancora molto ci sarà da scrivere. Tu hai citato l'OMS, l'OMS non è salvabile, l'OMS è parte in causa, è complice di tutta questa porcheria, che non dimentichiamocelo mai, ha origini cinesi, perché l'OMS è il contrario di tutto. Entriamo allora nei numeri. Quella realtà che prima ha spaventato il mondo raccontando che di fronte al Covid-19 ci siamo trovati di fronte alla nuova febbre spagnola. Ora, io ho un pessimo amico, il grande economista, che è Javier Milei, tra l'altro il suo libro ho tradotto e curato, uscirà fra pochi giorni, proprio in occasione del 15° anniversario del Movimento Libertario a Bologna. Javier Milei ha scritto un libro, Pandenomics, uscito 15 giorni fa, non di più, in cui ha analizzato proprio, lui è un economista matematico tra l'altro, tutti i numeri e i dati relativi a questa pandemia. Ora, mentre l'OMS parlava di febbre spagnola, cioè qualcosa che in un anno e mezzo circa, tra il 18 e il 20, ha ucciso tra le 40 e le 50 milioni di persone, quando la popolazione mondiale era 2 miliardi, ebbene, dai calcoli fatti da Javier Milei, se veramente fosse stata la spagnola questa, il Covid avrebbe dovuto uccidere 165.000 persone al giorno in giro per il mondo. Cioè, per fartela breve, l'OMS ha mancato il numero dei contagiati di 130 volte, se sbagliato, e il numero dei morti di 156 volte. Ora capisci che c'è qualcosa che non quadra. Non solo, pochi giorni fa è uscita la notizia, probabilmente lì hanno pestato, come diciamo noi in gergo giornalistico, una merda quelli dell'OMS, perché si è tradito dicendo: oh cribbio, in realtà nel mondo non sono 20 milioni le persone contagiate, ma sono 780 milioni. Ah, perbacco, te ne sei accorto? E questo te lo dico per certo, perché io conoscevo persone che avevano fatto il Covid totalmente asintomatiche e che quindi non hanno mai denunciato nulla, perché sennò magari venivano chiusi in quarantena senza nessun motivo. Questa è la dimostrazione che effettivamente questo virus influenzale ha attraversato milioni di persone senza creare nessun problema. E allora, rifacendo i calcoli, ho pubblicato un articolo proprio 2 giorni fa di Kit Petri su questo, e rifacendo i calcoli ci si accorge che il tasso di mortalità per infezione è dello 0,14%, cioè il tasso di mortalità per infezione è simile a quello di tutte le altre influenze, ok?
Certo. Ti badi bene come dà fastidio il fatto che le terapie costino poco e siano particolarmente efficaci. Prendiamo il caso di Donald Trump, perché se la nostra informazione mainstream, venduta, ridicola e paradossale, ogni giorno fa terrorismo sul Covid, ogni giorno ovviamente tifa per Biden, così, in maniera spudorata, no? Sì, sì, lo so, Trump, abbiamo visto. Trump è stato beccato col Covid, cioè ha detto al Covid una settimana fa, insomma, ed ecco allora che si è aperto il mondo, eccolo lì, il negazionista che diceva che non c'era il Covid, le cose, eccetera, cosa non vera, peraltro, non ha mai negato a nessuno l'esistenza di un virus. Insomma, è guarito in 3 giorni ed è guarito semplicemente con una cura medica, ha avuto una mezza febbriciata, non è mai stato ossigenato né. Okay. Anche se il New York Times aveva detto che era stato intubato addirittura. Ma figurati, il New York Times, voglio dire, è come parlare di Repubblica in Italia, come sì, il Fatto Quotidiano, cioè sono organi di partito, non hanno nulla a che vedere con l'informazione. E allora Trump dopo 3 giorni dice agli americani, cari amici miei, non dovete aver paura di questo virus, perché io che ho 74 anni, che comunque voglio dire, sono una persona, qualche patologia eccetera, l'ho affrontato senza nessun problema. Apriti cielo. Addirittura siamo arrivati al punto che i 2 tweet di Trump di questo, fatti su questo argomento, sia su Facebook che su Twitter, sono stati bannati. Cioè questi hanno bannato il presidente degli Stati Uniti d'America, che è uscito dall'ospedale e ha semplicemente detto non preoccupatevi di questa influenza. Mamma mia. Voi capite che siamo di fronte veramente a una storia raccapricciante, che io capisco che dato che ci viviamo in mezzo è difficile essere freddi e oggettivi nell'affrontare i dati, perché io stesso a marzo, tra metà febbraio e metà marzo, quando ero completamente investito da una informazione monotematica e 24 ore al giorno, cioè, mi facevo un sacco di domande, però io e tutto lo staff delle persone che hanno collaborato, come tu ricordavi, siamo rimasti freddi di mente e abbiamo cominciato a ragionare. Ma perché questo? Perché ci accorgevamo che qualcosa non quadrava, ci accorgevamo che dopo un mese le morti erano più o meno comparabili, per quello che riguarda ad esempio la parte anagrafica per l'età, a quelle delle altre influenze, cioè che morivano solamente persone di oltre il 90% di ottantenni con comorbilità. Ma cosa sta succedendo? E sì, abbiamo trovato parecchi medici che appunto ci raccontavano di come diagnosi e terapia dovessero essere fatte in un certo modo, e laddove sono state fatte il problema non c'è stato. E tutte queste cose, tutti questi argomenti hanno portato poi addirittura a sputtanare una realtà come la Svezia. Cioè, ma ti rendi conto che della Svezia si parlava a marzo ed aprile come se fosse un lazzaretto a cielo aperto, con la gente che moriva per strada? Sempre restando sui numeri, questi cialtroni del giornalismo italiano avevano detto che se la Svezia non avesse fatto il lockdown sarebbero morte 96.000 persone, per morti per... Non ti sento. In Svezia oggi non esiste, in Svezia vi è intervistato settimana scorsa un medico svedese che lavora all'ospedale di Lund a Malmo, e mi ha raccontato, noi qui viviamo insomma più o meno nella normalità. Sì, c'è ancora qualche restrizione, perché poi è generale, comunque ci sono, come posso dirti, questioni internazionali tipo gli sport, i concerti, eccetera, che continuano ad essere tenuti sotto controllo, diciamo, non si possono fare assembramenti oltre le 50 persone, ma in realtà la vita lì è sempre stata normale, assolutamente normale. Ma di questi pochi numeri che ti ho raccontato ce ne sono tantissimi altri che appunto dimostrano, e ancora una volta, che dietro a questa pandemia dichiarata dall'OMS l'11 marzo mi pare, in realtà c'è qualcosa di peggio, e quel qualcosa di peggio si chiama proprio dittatura sanitaria, si chiama tentativo di trasformare e creare l'uomo nuovo, cioè la ma quante volte avete sentito dire questi pseudovirologi, no anche virologi, che però probabilmente si dimenticano di lavorare secondo scienza e coscienza, fare più che tutto dei comizi politici. Cioè la virologa Capua è andata 50 volte in televisione a raccontarci che adesso non saremo più e non potremo più vivere come prima. Ma che cazzata è questa qua? Perché?
Ma è semplice, no, perché gente che come me studia e approfondisce da sempre questi argomenti. Questi argomenti sono gli stessi che hanno usato i terroristi ambientali per anni: la decrescita felice, l'odio per il capitalismo, l'odio per il benessere, l'odio per la ricchezza. Dietro questa pandemia c'è purtroppo quell'ideologia, ed è questa la cosa che mi dà veramente fastidio. Il fatto che, e lo dico e lo ribadisco con forza, addirittura abbiano ammazzato persone, perché gran parte dei morti di Bergamo, e questo pensate voi, l'ho riconosciuto persino uno studio inglese riportato da Repubblica ieri, che dice di tutti i morti che stanno a Bergamo e dintorni ci risultano almeno 10.000 persone per le quali non c'è motivo della loro morte. Sì, ma è vero, cioè poi quello di poter contare tutti coloro che sono morti con il Covid e come morti da Covid. Bravo, quello è un altro punto fondamentale, appunto, che mi ero dimenticato, tipo la settimana scorsa, per ricordare una cosa fresca alla gente, ne è morto uno annegato e il giornale titolava morto per Covid. Vabbè, siamo alla barzelletta, ma... No, ma siamo alla barzelletta. È tragica, Petro. Questi sono iscritti all'ordine dei giornalisti. Sì, lo so, non me ne parlare. Io mi sono dissociato, giornalista professionista, mi sono dissociato dall'ordine dei giornalisti, perché tra l'unica differenza che c'è tra l'ordine creato negli anni 20 dal fascismo e quello esistente oggi è che una volta bisognava vestirsi con la camicia nera, oggi bisogna vestirsi con la camicia rossa. Senti Leonardo, sì, anche perché qui entriamo anche nel problema economico, no? Ma ci vuole però, non penso tanto intelligenza per capire che tirare avanti una situazione anche in maniera ingiustificata, come tu l'hai detto chiaramente, questo stato di terrore, di paura, che porta al blocco o alla riduzione delle attività economiche, non ce lo potremo permettere per lungo tempo, e che comunque ci comporterà una perdita, una situazione tragica dal punto di vista economico. Cioè uno statista deve vedere al di là del proprio naso se vuole salvare una nazione, vuole fare del bene a una nazione. Qui ho l'impressione che è più là della necessità di mantenere il proprio potere anche per ancora magari per qualche mese o per un anno o due, questo la vince su tutto quello che è il buonsenso, su quello che è, diciamo, quello che dovrebbero essere le scelte più ragionevoli per far ripartire un po' quest'Italia. Ti vorrei citare soltanto due cose che a me sono apparse sempre evidenti, ci ho fatto caso e l'avrei fatto caso anche tu, ci avrei fatto caso. Quando si parla del stato di paura, no? Quando cominciano ad alzare l'asticella del terrore attraverso notiziari e il telegiornale dedicato soltanto al Covid, se ci fai caso, 20-25 minuti al Covid e poi c'è l'appendice finale che è magari qualche cosa di più leggero, di più... No, sì, è l'ambiente, sono i ghiacciai che si stanno sciogliendo. Quello è un'altra questione, appunto. Stanno morendo, cioè, vedo sempre dentro le notizie di quelle lì, alla fine di... Adesso Greta Thunberg, che è in ghiacciaia, no? L'hanno tenuta in prigione. Sì, ha perso pure il Nobel. Non preoccuparti. No, dicevo, fanno sempre seguire a questi servizi sul Covid, fanno sempre servire poi seguire sempre servizi che riguardano l'economia, la necessità a questo punto dell'Italia di accedere al MES o di accedere al Recovery Fund. Lo stesso per quanto riguarda i servizi sui cambiamenti climatici, ormai un temporale si associa al cambiamento climatico. Anche lì, esatto. Mi vergogno assolutamente di appartenere anch'io, anche se sono un pubblicista e non professionista come te, all'ordine dei giornalisti, perché l'ordine dei giornalisti sembra che serva soltanto per allineare i giornalisti, perché se dici una parola fuori dal coro, bravo, ti mettono subito in commissione disciplina e ti fanno il processo. Dopodiché fanno seguire con il servizio catastrofista ambientale, cosa ti dicono? Ma allora accediamo al recovery fund, perché lì ci abbiamo le cosiddette
no, risorse per il green e quindi il fotovoltaico, l'eolico, andiamo a spendere lì, perché solo sulle energie alternative ci salvano. Cioè, ma veramente siamo così, noi siamo stupidi a crederci, ma loro sono altamente in malafede, verrebbero processati. Assolutamente. Allora io ti faccio però una domanda: ma secondo te uno come Luigi Di Maio, ma può essere soltanto citato come statista? No, ma te lo chiedo. Cioè, questo qui è ministro degli esteri. Sì, ma abbiamo avuto Conte che è stato paragonato a De Gasperi. Appunto, cioè, tu figurati, e Conte è uno nominato da Gigino Di Maio, hai capito? Se quello non puoi neanche lontanamente pensare che sia qualcosa di simile ad uno statista, no? Perché lo statista poi a me piaccia particolarmente, però tu puoi immaginare Conte che è stato nominato da lui, cioè per l'amor del cielo. No, hai perfettamente ragione da questo punto di vista. Queste persone non soltanto sono in malafede, ma sono cinici, sono viscidamente cinici, cioè a questi delle nostre vite non gliene frega assolutamente nulla, e l'operazione Covid, cioè la strage di Stato realizzata in provincia di Bergamo, è una cosa che grida vendetta, altro che strage di Bologna, strage di Ustica, strage di Piazza della Loggia. Cioè a Bergamo hanno mandato in mattatoio un sacco di migliaia di persone, tu figurati fino a che punto riescono ad essere cinici. Ma del resto, quando il modello è quello cinese, cioè quello di una feroce dittatura comunista che sta distruggendo nel silenzio totale Hong Kong, da sempre considerato il paese più benestante del mondo e più libero del mondo secondo tutte le classifiche, che cosa ti aspetti? Questa è la realtà che noi ci troviamo di fronte. Noi effettivamente, dato che loro hanno dato un vocabolario di guerra durante tutti quei mesi, non lo dicevano e non lo utilizzavano casualmente il vocabolario di guerra, perché siamo proprio in guerra. Noi ci troviamo di fronte oggi ad una nuova forma di guerra, non convenzionale, ma noi siamo in guerra con questo potere criminale. E quando dico siamo in guerra, mi faccio riferimento proprio alla difesa più estrema delle nostre libertà individuali, dei nostri diritti fondamentali. E i veri nemici sono loro, sono sempre loro, dai tempi in cui scrivevo Elogio dell'evasore fiscale, che guarda caso era un monito a come la stretta sull'economia avrebbe portato al controllo totale delle persone, ed eccoci arrivati ormai, ma quella mentalità di questi satrapi assurdi è la stessa mentalità che li ha portati non a inventare l'operazione Covid, perché io non credo che sia stata inventata, ma a prendere al volo l'operazione Covid e farne un uso cinico per toglierci le libertà. È incredibile, noi siamo arrivati a questo ultimo DPCM nel quale non si possono fare in casa delle feste con più di 10 persone, mi pare, una cosa del genere. E sì, quando alla domanda di quel leccapiedi, di quello zerbino inaccettabile che è il come si chiama, il conduttore di Tempo che fa lì, quella roba lì, sì, Fabio Fazio, ecco, alla domanda di questo personaggio al ministro Speranza gli dice: ma come pensate di controllarli? Speranza risponde dicendo: beh, faremo affidamento appunto sulle segnalazioni. Ma cazzo, ma questa è la Germania dell'Est, questa è la DDR, capisci? Ma che cosa serve per svegliare la gente? Che secondo me non si sveglierà, perché purtroppo, ti ripeto, i due mesi fatali sono stati quelli che vanno da metà marzo a metà aprile. La comunicazione ha fatto dei danni volontariamente che sono inenarrabili. Tu citavi le questioni legate alle malattie mentali. Proprio tre giorni fa leggevo un comunicato su le persone depresse sono aumentate di 5 volte negli ultimi 6 mesi. 5 volte. Io ho parlato con due amici psicologi, ho parlato con entrambi durante questi mesi, mi hanno detto: guarda, adesso per noi il lavoro c'è sine die, cioè è pazzesco quello che hanno creato, per non parlare poi di quello che ancora succederà, perché ribadiamolo, lo tsunami economico ha ancora da venire. E io temo che quando verrà lo pagheremo noi caramente, perché loro notizie... Ma cosa pensi, che lo statale si lamenti? Lo statale vorrebbe un altro lockdown.
lo statale che ti arriva il 27 del mese, non la cassa integrazione che quindi decurta del 50% il tuo stipendio quando lo prendi, perché ci sono ancora persone che la cassa integrazione non l'hanno presa, tanto per essere chiari, e alcune l'hanno presa solo grazie al fatto che i loro datori di lavoro gliel'hanno data in anticipo, ok? Ma questi qui starebbero a casa vita natural durante, cazzo, si grattano le palle e il 27 gli arriva lo stipendio puntuale senza nessun problema, hai capito? Quindi anche sta storia dello smart working, ma cazzo, lo smart working, cioè già quando non facevano niente prima, e quando fanno danni, non facevano niente prima, comunque erano intoccabili, figurati da casa. Da casa si possono staccare la spina e ti dicono oggi è mancata internet qua da noi, ma questo qui è un paese completamente allo sbando. Ma perché è un paese completamente allo sbando? Perché è un paese che ha perso la moralità e l'etica che aveva reso in questo paese la possibilità di creare ricchezza e di uscire dalla miseria della seconda guerra mondiale. Tutto quello si è perso, si è fatto credere alla gente che si può vivere di redistribuzione, c'è qualche idiota che ha il governo che viene a raccontare che i soldi si raccolgono sulle piante, c'è qualche parassita come Di Maio che si inventa che è giusto regalare la cittadinanza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non funziona così, la vita e la libertà fanno rima con responsabilità, non con parassitismo. Certo. Certo, ma sai, dopo quando c'hanno l'appoggio delle grandi organizzazioni sindacali che hanno detto va bene, allora lasciamo in casa almeno il 70% degli statali, come per dire gli altri 30% può tornare al lavoro, perché se vanno a scuola 1000 studenti in un istituto, non vedo per quale motivo in un comune o in una provincia o in una regione non devono andare al lavoro i dipendenti regionali, comunali e statali. Cioè io questo non, vabbè, è inutile ragionare su queste cose. Esatto, è talmente tutto sembra paradossale, illogico, insensato e demenziale, e che ci incarteremo noi su queste questioni qui, e quindi favoriremo loro con i piccoli battibecchi su queste questioni secondarie, perché in realtà il problema, appunto come tu dicevi, sottolineare, è il problema della libertà tolta. Ma perché allora non reagire? Le forze di opposizione, tu prima hai citato, io le trovo molto timide, proprio perché vivono con timore il fatto che di non avere il consenso dell'opinione pubblica se cominciano a ragionare come ragioni tu. Assolutamente, il loro problema è il consenso, non è la verità. Guardavo una dichiarazione fatta, mi pare, in un programma Rai, insomma di quelli in seconda serata, famosi, eccetera, di Salvini, il quale disse: Se il governo mi dice che devo mettere la mascherina anche a dormire, perché ci sono le questioni che il comitato tecnico scientifico suo dice che è, io mi metto la mascherina anche a dormire. E cosa ti aspetti da questo qui che dovrebbe essere il cosiddetto capo dell'opposizione? Ma tra l'altro Salvini, ogni volta che mi citate Salvini o mi citano Salvini, a me, tu lo sai, ribolle il sangue, perché io lo conosco questo parassita, cioè lo conosco personalmente, io ci ho vissuto vicino, io so chi è, capisci? Cioè, questi qui, se l'opposizione è quella roba lì, non c'è nessuna speranza, non c'è assolutamente nessuna speranza, mi spiace dirlo, questa è la realtà. Il guaio è che non si vede all'orizzonte qualcuno che abbia il coraggio di dire le cose come stanno, perché se vogliamo davvero che la gente sia responsabile, bisogna metterla di fronte all'evidenza, cioè di fronte alla verità, di fronte alle cose come stanno, non raccontare frottole, non dare la colpa a qualcun altro come si è usi fare in questo paese. E senza ombra di dubbio nell'opposizione non c'è assolutamente alcuna alternativa possibile, quindi per adesso Salvini è quello che per il suo grande ego, no, è quello che lo ha portato a rompere col governo dicendo tanto così dopo andiamo alle elezioni e mi voteranno, e così infatti è successo che ci siamo ritrovati quest'altro governo che è molto simile al governo spagnolo, cioè a quelli di Podemos, che sono identici a quelli del Movimento 5 Stelle, entrambi finanziati dal regime di Hugo Chavez, e dall'altra parte il Partito Socialista spagnolo, che è identico al PD. Voglio dire, questa è la realtà, e Salvini è la causa di tutto questo. E voi pensate, perché io molte volte penso,
ma se ci fosse stato il governo, non so, Salvini, la Meloni o genere, con l'arrivo del Covid, questi avrebbero ragionato diversamente? No, non l'avrebbero fatto, anche perché tutta quella parte di sottopotere, che è quella che gestisce ministeri, ASL, ospedali, voglio dire, cricche varie dal mondo burocratico, avrebbero comunque fatto in modo di instillare nella gente la stessa identica paura che è stata instillata con questo governo, e alla fine si sarebbero comportati allo stesso modo. Questa è la situazione grave. Come ti ho ribadito da qualche anno a questa parte, purtroppo, caro amico mio, il mio timore è che questo paese ha scelto di non avere più speranze. Perché se tu vuoi avere speranza, devi reagire, e non per speranza inteso come ministro, perché quello ce l'hai ed è un disastro. Speranza per quello che riguarda il futuro, bisogna comportarsi in tutt'altro modo. Hai ragione, Leonardo. Io ti devo dire, cioè, è vero che bisognerebbe cominciare a far sentire politicamente delle, diciamo, queste ragioni. È anche pur vero che ci sono dei canali che ti permettono o che permette alla gente che la pensa diversamente di poter comunicare. Ci sono, sì, magari delle reti digitali, delle reti online, del web, ma la grande informazione è un muro chiuso. Tu hai sentito, sì, esatto. Tu hai sentito più, ti hanno mai invitato in televisione dopo che hai fatto quel libro insieme ai tuoi 30 amici? Hai sentito più o visto più pubblicato un articolo sul lockdown e sul virus da parte del nostro Franco Battaglia, che è molto critico, è ridotto a dover scrivere i suoi articoli sul sito di Porro, perché lì trovo ospitalità. Cioè, è incredibile. È incredibile. Veramente, cioè, è una lotta veramente molto difficile da portare avanti. Comunque, assolutamente. Questo è triste, ma è così, è veramente difficile, te lo dico come te, da uomo di informazione, è veramente difficile. Ma guarda che io l'informazione faccio fatica a farla passare in famiglia. Questi qua, cioè mia moglie e mia suocera guardano la televisione e ripetono pappagallescamente le cazzate della televisione. Allora io mi arrabbio, perché ho un carattere abbastanza fumantino, mi arrabbio, le metto a sedere e comincio a spiegargli. Mi guardano con gli occhi sgradati, ma questo non lo dicono. A me, certo, questo non lo dicono, ma avete capito come stanno le cose? Il giorno dopo riguarda la televisione e sono ugualmente punto a capo. Esatto, punto a capo. Quindi è devastante, l'informazione è devastante, lo so. E, Leo, ci avviamo alla conclusione. Io ti prego soltanto di dirci di questa ricorrenza dei 15 anni del movimento libertario, di quanto ce ne sia bisogno di un movimento libertario. E, voi avete organizzato un incontro a Bologna con Emile Zucco. Ecco, ci vuoi dire che è un incontro pubblico? Sì, guarda, io avevo organizzato un grande evento per il 3 maggio a Bologna, poi è andato tutto a gambe all'aria per via appunto del Covid. Adesso c'è uno spiraglio e quindi ho organizzato un evento un po' più piccolo, in cui saranno ospiti Giacomo Zucco, che è sicuramente uno degli intellettuali libertari più importanti più lucidi che io abbia mai conosciuto, e poi collegato dall'Argentina Javier Milei, che è questo uno secondo me dei migliori economisti oggi in circolazione a livello mondiale, che io ho lanciato in Italia. Infatti per l'occasione presentiamo anche il suo primo libro in italiano, che ho curato io, e parleremo con lui, perché da persona che ha combattuto proprio sul campo in Argentina negli ultimi 4 anni per fare la rivoluzione culturale, cioè non intesa in senso marxista, ma proprio in senso libertario, per imporre questi argomenti di cui tu, quando mi chiami, mi permetti di parlare. Adesso Milei in Argentina, che la situazione è disperata là con questo peronismo, sta per buttarsi in politica, e quindi sarà un'esclusiva in cui parleremo con lui, sentiremo cosa da dirci, eccetera, e poi per il resto niente, non saremo lì a far altro che a inneggiare, come facciamo sempre, alla libertà e alla responsabilità.
Veramente un'ultima battuta, Leo, perché tu prima hai citato Trump e l'hai citato anche con uno spirito, diciamo così, anche di simpatia, ma tanto è stato il battage, tanto è stata la tempesta che si è abbattuta su di lui giorno dopo giorno, che rischia di perdere queste presidenziali a novembre. E quindi ritorna un po' al potere la vecchia cultura di Obama o di Clinton. Guarda, siamo nelle stesse identiche condizioni del 2016, cioè allora volevano che vincesse Hillary Clinton e poi c'è stata la grande sorpresa di Trump. Oggi siamo esattamente nelle stesse condizioni, solo che gli avversari di Trump sono ancora più cattivi rispetto a 4 anni fa. Dal punto di vista della propaganda non è cambiato nulla rispetto a 4 anni fa, la propaganda è totalmente anti-trumpiana. Attenzione che io non difendo Trump come politico, e tu lo sai bene quanto io invece rispetto alla classe politica abbia tutte le critiche, ma in questo momento la realpolitik diventa fondamentale, perché lo ribadisco, siamo in guerra e siamo di fronte ad una dittatura che si sta sempre più conclamando, ed è paradossale dirlo, ma la vittoria di Trump è fondamentale per bloccare il metodo cinese, per bloccare l'ideologia cinese, e io sinceramente non credo vincerà Biden. La mia, al di là di essere una speranza, però dalle, diciamo, informazioni che ricevo da alcuni amici americani che sento e da altre cose che leggo, mi pare che come nel 2016 potremmo trovarci di fronte la mattina del 4 novembre ad una ennesima sorpresa, cioè con la rielezione del presidente attuale. Guarda, lo spero anch'io, perché le cose che tu hai detto le condivido al 100%. Stranamente la televisione italiana ci comunica che Biden è avanti di 16 punti, fra poco diventano 20 o 30, che, cioè, tutto questo naturalmente è propedeutico, è funzionale, diciamo così, perché la televisione italiana e lo Stato italiano tifa per la Cina, non tifa per Trump da un pezzo. Esatto, e poi esatto. Diciamoci vagamente, no? Giustamente oggi Veneziani diceva: abbiamo persino il timore di dire per nome e cognome che tipo di pandemia stiamo attraversando. Abbiamo chiamato la spagnola con la spagnola, abbiamo chiamato l'asiatica perché proveniva dall'Asia, perché non la dobbiamo chiamare cinese? Questa... No, la chiamiamo Covid, la chiamiamo Covid. No, è giustissima, è una riflessione corretta, bisognerebbe chiamarla la cinese. Un abbraccio e grazie per la tua disponibilità. No, grazie a te, grazie ai tuoi ascoltatori che sono sempre pazienti. A presto allora, ci sentiamo. Ciao. Grazie.